Cosa ci suoni questa sera? Allora, cazzo. Tanto per cambiare vi faccio qualche mia canzone presente in questo album ormai sponsorizzato alla grande tutte le volte, sentitela in un istante. Voilà. E il primo brano è una canzone d'amore, è la numero 7 per l'esattezza dell'album. E si intitola Altrove, lo dico io il titolo. Ed è un brano d'amore un po' atipico, perché di solito i brani d'amore o sono per conquistare qualche ragazza oppure perché ti ha appena lasciato. In questo caso sì, la ragazza mi aveva lasciato, però c'è la speranza di trovare questo rapporto in un'altra persona, perché questo è possibile, cioè questa speranza bisogna tenerla dentro, magari di trovare qualcosa di meglio. Quindi Altrove per voi. Di dire addio ai nostri segreti, amore mio. La vita ha scelto di infrangerli e non puoi più comporne i margini. E devi lasciarmi andare altrove, devi lasciarmi andare altrove. Devi lasciarmi andare, lasciarmi andare altrove. Di dire addio ai nostri segreti, amore mio. La vita ha scelto di infrangerli e non puoi più comporne i margini. E devi lasciarmi andare altrove, devi lasciarmi andare altrove. Devi lasciarmi andare, lasciarmi andare altrove. Sai che un giorno mi ritroverai, dove non te lo aspetterai mai, mai. Sai che un giorno mi ritroverai, con qualcun altro migliore che mai, mai. Grazie. Ok. Emozionante comunque. Grazie, beh, detto da una ragazza. Fa sempre piacere. Perché immagino che ci sia stato un certo trasporto al momento, beh, sì, della composizione. Diciamo che ogni mia canzone è molto personale, soprattutto parla di vicende veramente trascorse, veramente sentite dentro, mm-hmm. Quindi... E fa sempre un certo effetto suonarle, ma poi una volta che le butti fuori le canzoni diventano di altri e quindi le ascolti anche tu come se fossero di qualcun altro, diciamo. E questo è un altro brano d'amore dedicato a una persona e si intitola Serenata. Serenata.
Sei di notte e luna piena, che di luce intensa irradia. Il buio che molto tempo fa ha oscurato la mia realtà. Lei è serena, canto di una sirena. Lei è sincera, fiore di primavera. Lei è creatura aliena, dai capelli rosso ciliegia. Ed io le canto una serenata. Cosa importa se si è scontata? Ciò che conta è che lei sia la mia cura per l'anima. Per l'anima. Lei a volte è fiume in piena, che irriga con acqua fresca le distese di terra arida, che abitano la mia intimità. Lei è serena, canto di una sirena. Lei è sincera, fiore di primavera. Lei è creatura aliena, dai capelli rosso ciliegia. Ed io le canto una serenata. Cosa importa se si è scontata? Ciò che conta è che lei sia la mia cura per l'anima. Per l'anima. Come sì, dire. Sì, ovviamente sì. E questa sera brani d'amore per Halloween, anche se non c'entra niente, ma va bene così. E sì, questa era una ballata in finger picking, molto notturna, diciamo. E adesso vorrei dedicare, cioè fare un omaggio a un artista scomparso 4 anni fa, che è Lou Reed, uno di quegli artisti che mi ha influenzato di più di altri. E questa è una canzone che si intitola Sunday Morning. Behind you, it's always someone around.
there's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning, it's just a wasted year so close behind. Watch out, the world's behind you. It's always someone around you and you will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday morning, Sunday morning. Grazie ragazzi. Avrei una domanda al volo. Sì, dimmi. Cosa ti piace di Lou Reed? Di Lou Reed mi piace, ci sono due lati di Lou Reed. Lou Reed è sporco, cioè parla della città di New York, di puttane, droga, trans, questo è il lato, diciamo, sporco delle sue canzoni. E poi ci sono queste ballate romantiche come questa, che è, diciamo, è il lato che mi colpisce di più, ovviamente, perché anche io scrivo in questo modo qua. E quindi vorrei ricordarlo e introduciamo il cinema dicendo che una canzone di Lou Reed fa parte della colonna sonora di Trainspotting e si intitola Perfect Day, un grandissimo pezzo di un album prodotto da David Bowie che ha scoperto Lou Reed. Quindi salutiamo anche David Bowie che ci saluta dalla sua, ecco. Dall'aldilà anche lui. Due grandi che... Allora, quindi Jack, vieni pure. Jack. Grande Stefano. Chiamiamo nel mentre... Senti, ma il video nuovo? Tra poco girerò un altro video con Piggy Banks, con Jack. Ho scritto un brano da pochissimo, da circa 2 settimane. Un brano romantico, ecco, per rimanere in tema. E vorrei quindi farlo... Non fa parte dell'album nuovo? No, non fa parte dell'album nuovo. È arrivato dopo. E secondo me è quello il terzo singolo, cioè il terzo video che deve uscire, perché questa canzone mi ha toccato profondamente. Secondo me è proprio il brano giusto per tema natalizio. Quindi... Com'è questa cosa di fare un singolo che non è all'interno di un album? Cioè tu in realtà con quel nuovo singolo non andrai a pubblicizzare questo album qui? No, è no. Un singolo a parte. Però è talmente forte che secondo me merita spazio adesso. E ovviamente altri brani di questo album usciranno dopo. Quindi non è che, insomma, questo album viene accantonato. Anzi, si riposa un attimo e lascia spazio a questo brano che è uscito così. E poi magari in primavera faremo un altro video, vediamo se ho i soldi. Adesso ti è venuta questa ispirazione qua, facciamo questo brano. Sì. Okay. Io chiamerei zia Giovanna perché ha detto che c'ha un tè speciale oggi.